ti commento un tardo ad arrivare, sacrilego e Walter Quaie. Mi hanno detto che commenta un paio di foto Walter Quaie, commentaci un'altra foto, una di troppo e vado via. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, nuovo commento alle tue foto, in compagnia di Mr. 21. Siamo qui per commentare nuovi scatti, non ci sono video dei fans, però noi siamo qui per commentare le foto. Andiamo queste con un po' di musica. Maestro, prega Dio. Questo è un gioco di luce e ombra, una silhouette. Si intravedono due persone che stanno baciando, direi. Sembrerebbe un abbraccio più che un bacio. Sembra il muso di un leone. Vero? Cos'è, ragazzi? Bravo. Ditecelo nei commenti. Però posso dire che è un po' storta. Non capisco bene chi sono i soggetti. Ma una cosa importante della fotografia non è la nozione, è l'emozione. Per me, questa è la mia filosofia. Quindi se mi trasmette una bella emozione, non me ne frega una sega poi di sapere nello specifico cos'è. Andiamo a vedere i prossimi scatti per schiarirci le idee. Schiariamoci tutta la vita. Nebbia o fumo di fuoco? Hai appiccato un fuoco? Sei un piromane? Non sei un drogato? Cioè, sapere i commenti. Fumo col raggio di sole risalta. Guardate la foto. È il 3D o mi sbaglio? Ci siamo innamorati della fog in Austria. Sono fog amatore. Fog amatore. Questa fog fa piacere con questo raggio di sole, lo risalta. Quel foglio lì a sinistra mi cade l'occhio. Invece voglio concentrarmi sulle emozioni di questo raggio divino. Come la sigla per l'appunto. È divino? Torniamo un po' allo stile della prima foto. Cos'è che ti ho originando sale? Gli erticolli? La nebbia, gli erticolli. Ah, la nebbia. Ok, ok. Non ho l'istruzione che avevo Mr. 21. Ho studiato la scuola della vita. Poi c'è chi scrive su Facebook: laureato presso l'università della vita. L'università delle nocche dure. Anche qui ci dedichiamo all'emozione, non alla nozione. Anche se sono un po' sfocati loro. Quest'altro scatto, anche questo scatto è storto. Hai fatto lo spelling per bene? Storto, storto. Luce bruciata, bruciata. Troppo macro, troppo macro. Passiamo al prossimo scatto, è meglio. Aspetto il commento di Mister. Bella l'idea, fare un po' una texture con questi tronchi, no? Con questa, magari eri in un bosco. Sicuramente eri in un bosco, ragazzi, ma magari era un boschetto. Mi piace l'idea che ci sia questa texture. Non mi piace che ci sia troppa ombra, perché guarda queste ombre che sono accentuate. Troppa luce, probabilmente era troppo forte. Primo pomeriggio o prima mattina, sì. Ci vuole una luce più morbida quando si fanno questo tipo di cose. E lasciatelo dire, ci vuole un po' di fog quando si fanno queste cose, perché il giusto clima rende la foto più bella. Questo scatto può essere molto bello con una determinata atmosfera, una determinata luce. Io ho fatto uno scatto simile in realtà. Però è un'altra cosa. Perché c'è una luce diversa, e poi il resto è uguale. Non è che io sono migliore degli altri. Semplicemente aspettare una situazione diversa, una luce diversa. Questo scatto qui è uno scatto macro, una ragnatela bagnata. Posso dire che questo qui è già uno scatto un pochino più di sperimentazione, se mi permettete il termine. Così il genere di foto si fanno tutti un po' all'inizio, no? Che osserviamo un po' le ragnatele, le cose. È anche un po' sfocato. Questa ragnatela. All'inizio facevi foto della ragnatela. Inizio sì. Palma. Questa foto mi trasmette l'odore della pioggia. Ora mi sto calando in questa situazione e sento l'odore della pioggia. Vero? Alcuni scatti sono interessanti, quelli con i soggetti si baciano, la luce viola, mi sento quasi lì. Anche se si vede questa persona è ancora un po' all'inizio, sta ancora un po' sperimentando. Continua a sperimentare e trova il tuo stile. Fai più filtrazione, approfondisci di più qualcosa. Ragazzi, vi saluto e ci si vede nel prossimo video.